Gianni Colacione, 14 febbraio 2015, di nuovo nello studio di Mauro Mellini. Quest'oggi prendiamo spunto da alcuni suoi articoli in cui lui ha parlato, ha commentato, ha dissertato sulla persecuzione giudiziaria di cui è stato vittima Silvio Berlusconi, di un Silvio Berlusconi che, secondo quanto sostiene Mauro Mellini, è stato un po' silente nel denunciare questa persecuzione. Ricordiamo che insomma questa cosa gli è valsa anche l'esclusione dalle Camere, cioè dalla possibilità di partecipare agli organi legislativi e anche all'elezione del Capo dello Stato. Ne parliamo con Mauro Mellini, approfondiamo un pochino questo argomento delle persecuzioni e parliamo anche appunto di Silvio Berlusconi. Credo che se si è potuto dubitare che Berlusconi fosse oggetto di una persecuzione giudiziaria, quando questa persecuzione era in atto, oggi non è più possibile. E non è più possibile perché il modo in cui questa persecuzione è cessata, il perché è cessata e quando è cessata, sono esse stesse la prova del carattere persecutorio delle ripetute, incredibilmente e pervicacemente ripetute azioni giudiziarie nei confronti di Berlusconi. E il fatto che 14-15 procedimenti tutti insieme a un certo punto si scatenassero nei confronti di Berlusconi poteva essere il segno di una particolare propensione a delinquere di Berlusconi. Ma certo, oggi il fatto che Berlusconi, appena disarcionato, il cavaliere disarcionato, spesso espressione usata non solo da me, è uscito dal ruolo di capo naturale di una destra, di un centrodestra italiano, e addirittura espulso dal Parlamento, improvvisamente tutti i procuratori della Repubblica d'Italia sono diventati bonari e considerano Berlusconi un personaggio trascurabile. Non c'è stata più novità, è assolto in appello dal processo per Ruby, che andava assolto, non è detto, dice, ma allora, sì, siamo d'accordo, però probabilmente tutti quanti abbiamo, diciamo così, la possibilità, e forse più che la possibilità, di dire che se Berlusconi fosse rimasto a Palazzo Chigi, quella sentenza sarebbe stata di condanna. Quindi c'è stata una persecuzione di Berlusconi. Direi che io sono forse l'unico a parlarne. Non ne parla Berlusconi. Berlusconi non ama, e si capisce, questo risponde anche un po' al suo carattere, non è la persona a cui piace di fare e di presentarsi come la vittima. A lui piace ricordare che è il cavaliere, che è il vincitore. E io ritengo che, peraltro, che in qualche modo oggi Berlusconi stia compiendo un grave, non dico delitto, ma sicuramente assume una grave colpa nei confronti del paese, quella di dimenticare la persecuzione subita e di non indicare al paese non i fatti in sé e non se stesso come oggetto della persecuzione, ma la macchina che l'ha prodotta. E viva Dio! Insomma, una giustizia che abbia soltanto, diciamo così, dei tratti fondamentali per cui possa chiamarsi tale, cioè giustizia,
non può consentire che si insceni da un giorno all'altro la demonizzazione di una persona da cessare nel momento in cui politicamente non è più necessaria. Se questo ha fatto quella macchina giudiziaria, quella macchina va buttata, va rottamata, come direbbe oggi il nostro Renzi. Viceversa, oggi di questa necessità è l'unica cosa che pare che non si voglia rottamare mai, proprio la giustizia, cioè la cosa che funziona peggio nel nostro paese. Berlusconi, il giorno in cui è stato condannato, non ha detto: io sono stato colpito, sono stato battuto, ma a voi il compito di fare i conti con la macchina che ha prodotto questa ingiustizia, ma non l'ingiustizia in sé, questa pericolosa operazione che fa del nostro paese un paese che non è più democratico, un paese in cui i governi cadono perché a un certo punto un certo numero di procuratori della Repubblica decreta la loro demonizzazione, non è più un paese democratico, non si può considerare un paese democratico. E allora il paese ha il diritto di essere informato della esistenza di un tale pericolo, e coloro che hanno avuto contatto, le stesse vittime di queste operazioni, hanno il dovere di denunciarle al paese e di farne un dato centrale della politica liberale del paese. Una politica che in realtà Berlusconi ha fatto la politica dei moderati, ma la politica liberale non l'ha fatta, quello è stato il suo limite. E una delle espressioni della mancanza e della incapacità, o comunque della diversità rispetto a un Berlusconi liberale che non c'era, era quello di un Berlusconi che non ha denunziato al paese come l'obiettivo per quelli che venivano dopo di lui la demolizione della macchina di persecuzione. La macchina di persecuzione sta lì. C'è da aggiungere questo, che perseguitando e per perseguitare e si fanno leggi particolari e si dice leggi ad hoc che sarebbero state fatte per salvaguardare Berlusconi, ma manco per sogno. La realtà è che sono state fatte in Italia, nel nostro paese, una serie di leggi che hanno consentito alla magistratura di assumere un ruolo diverso da quello che le è proprio, di intromettersi in questioni che non sono di competenza giudiziaria. Se pensiamo a quello che è avvenuto e a quello che sta avvenendo, certo, per noi abbiamo da preoccuparci del fatto di essere un paese con un altissimo tasso di corruzione. A mio avviso c'è, questa è la conseguenza di una mancanza di ideali della politica. Chi fa politica senza avere degli ideali prima o poi finisce con farla per le proprie tasche. Ma è anche certo che per poter arrivare al grado di corruzione in cui siamo arrivati si è dovuti passare, si sta passando attraverso un fenomeno di cui nessuno parla: la elefantiasi del nostro ordinamento giuridico, la complicazione. La corruzione molto spesso è l'unica cosa ragionevole in certe situazioni, e lo dico non perché faccia l'elogio della corruzione,
Ma insomma, certe volte sentiamo parlare di violazioni di un numero inverosimile di leggi, leggine, regolamenti, leggi regionali, leggi statali, il combinato disposto contraddittorio fra loro. E poi sentiamo dire che a un certo punto, pagando la busta, si è realizzato quello che sembrava dovesse perdersi nei meandri della burocrazia. Beh, sì, d'accordo, è una cosa lurida questo mercanteggiare le proprie funzioni pubbliche, però è una cosa altrettanto folle quella di pretendere che ad essere servito in perfetta onestà sia uno Stato che veste i suoi sospetti di una quantità inverosimile di norme di legge che dovrebbero assicurare, diciamo, tutte le norme anticorruzione. Più se ne fanno e più aumenta la corruzione. Ecco, questa è una delle questioni. Ma torniamo alla questione della persecuzione. Quella di Berlusconi non è stata l'unica persecuzione da parte dei poteri pubblici. Non diciamo soltanto la giustizia. Nell'Italia repubblicana, la caduta del fascismo, tra le tante illusioni che ha creato in chi l'ha aspettata, ha cercato di arrivarci, ci è arrivato, l'ha vista realizzare, ma una delle illusioni sarà quella che sarebbe finita l'epoca delle persecuzioni. E, insomma, io ho vissuto la mia infanzia, la mia adolescenza in una famiglia antifascista, mio padre, amici, sapeva di qualcuno, mio padre stesso, la commissione del confino e cose di questo genere. Finisce il fascismo, finiscono queste cose. Sì, sono finite, non tutte. La commissione del confino ha continuato a funzionare dopo, e talvolta per motivi politici. C'è stata la persecuzione dei comunisti trotskisti, cosa che nessuno ricorda, che furono andati al confino dopo la liberazione. Sta andando al macero tutto il materiale della Commissione del Confino. Ho fatto le ricerche, proprio per cercare appunto la pratica che riguardava mio padre. Ho trovato questo fatto e mi hanno detto: qui i topi tra poco mangeranno la storia. Stiamo parlando di che anni? Beh, se parliamo degli anni in cui la Commissione del Confino fu istituita, parliamo del periodo fascista, dal 24-25 in poi, ma nel dopoguerra per qualche tempo funzionò ancora, prima che l'applicazione della Costituzione mano a mano portasse poi a, sostituendola però con altre leggi. E quando sembrava che oramai, vabbè, anche questi residuati della sistema fascista e quindi persecutorio fossero definiti e ribellati, sono sorte altre demonizzazioni. Per esempio, c'è stata una cosa che non è stata mai abbastanza approfondita e non è stato mai capito il perché: l'esplosione della persecuzione antimassonica. Venne fuori il caso Gelli, la P2, se andiamo a guardare di P2 in Italia, a parte il fatto che si può dire che non era una cosa certo particolarmente commendevole, ma la gente si riunisse per meglio
occupare il potere nel paese è anche una costruzione fisiologica dei partiti, certo non è solo quella. A un certo punto c'era il fatto della P2, dalla P2 poi è venuta fuori la massoneria, sono venuti fuori dei fatti grotteschi, l'inchiesta di Palmi sulla massoneria, il procuratore Cordova che vedeva massoni da tutte le parti. Avemmo, ecco quando dicevamo prima che la persecuzione creano gli strumenti persecutori, anche quelli grotteschi, ridicoli. Le commissioni parlamentari, le commissioni parlamentari. La commissione parlamentare dovrebbero essere commissioni, certo, una commissione che poi non conclude niente, è un po' ridicola. Ma l'inchiesta di Palmi sulla massoneria è una cosa dalla quale bisognerebbe scrivere la storia, no? Se pensiamo che a un certo punto un procuratore di Palmi che inizia un'inchiesta sulla massoneria, io dicevo su tutti gli orienti e gli occidenti d'Italia e del mondo, compresi quelli passati questo è il linguaggio massonico, all'Oriente Eterno, poco prima ancora che mandassero un avviso di garanzia a Garibaldi, cose di questo genere, ma che a un certo punto dice: ma io devo fare questa inchiesta con i camion che arrivano con gli archivi della massoneria qua a Palmi, sotto gli occhi della mafia che è collegata con la massoneria, e io devo andare in un posto dove posso stare tranquillo, a Roma. E va dal ministro della giustizia, che mi pare che fosse Martelli, e dice: io voglio dei locali a Roma. E Martelli dice: guarda, se hai bisogno di altri locali, trovati nella tua circoscrizione. Apre il cielo, poi continua a scalpitare e va da Mancino, il quale dice: un momento, sta buono, e gli dà dei locali del Ministero dell'Interno all'euro. E allora noi troviamo degli atti di questa inchiesta, che poi è un'inchiesta che si è chiusa dopo anni, miliardi spesi, magistrati trasferiti a Palmi per poter andare in aiuto dell'attività di Cordova, eccetera, con un decreto di archiviazione per mancanza di ipotesi di reato. Si indagava, ma non si sapeva su che cosa si indagava. E ci sono atti che io ho visto, e forse ne ho pure qualche copia. L'anno tal dei tali, il giorno tal dei tali, negli uffici della Procura di Palmi in Roma. Cioè la Procura della Repubblica di Palmi aveva gli uffici di Roma. E io, che su questa cosa cercavo di dare una certa pubblicità, ma la stampa era estremamente prudente, diciamo. Dicevo, ci fu l'esempio della Repubblica di Siena, quando i fiorentini occuparono Siena, la Repubblica di Siena si trasferì a Montalcino. La Repubblica di Siena in Montalcino. La Procura di Palmi in Roma, no? Ci furono, però, sa, noi ne parliamo e ci ridiamo sopra, ma ci furono. Io ricordo una volta di aver parlato con un magistrato, che mi sembrava un'ottima persona, il quale mi diceva con un'aria spaventata: cioè, sai, il mio nome sta tra le mani di Cordova. Dico: lei è massone? No, ma io, cioè, quando ero studente a Napoli, dato che mio nonno era massone, mi sono iscritto alla massoneria. Poi me ne sono addirittura dimenticato. Mi hanno trovato, hanno detto che chi è massone rimane tale per tutta la vita. E allora che succede? E lui dice: mi dovrebbero cacciare definitivamente dalla massoneria, dalla magistratura, perché se è incancellabile la qualità di massone. Ora, tutto questo, certo, non è bello il magistrato che è massone, eccetera, ma in Italia
nessuno ha mai pensato di cacciare dalla magistratura o perseguitarlo o applicare dei provvedimenti disciplinari per essere appartenente, non avente appartenuto da studente chissà quanti anni fa, a Potere Operaio, che era l'organizzazione delle retrovie delle Brigate Rosse, insomma, ma i massoni giurano, vabbè, quell'altro non giurano, però ammazzano, no? E questa è la logica, questo è un fatto che andrebbe ricordato. Pare che oggi anche, non lo so, bisognerebbe sentire qualcuno dell'ambiente che cosa ci può dire, ma pare che i massoni non amino ricordare questo fatto di essere anche loro come Berlusconi. E invece chi è perseguitato deve dirlo, deve perché la persecuzione, il nostro diritto penale è stato gravemente maltrattato, deformato, non parliamo del nostro sistema processuale. E certo, se io dico che c'è stata e c'è una persecuzione antimafiosa, che non è antimafiosa, ma di persone alle quali viene attribuito il concorso esterno in associazione mafiosa. Certo, come? Certo, la mafia va perseguita, non perseguitata. E soprattutto non vanno perseguitati nessuno per il fatto di essere mafioso. Abbiamo istituito, io ricordo una cosa, un fatto di una bruttura. Una bambina che viene eletta, in questa storia, rappresentante di classe. Poi si scopre che la bambina, non si scopre, qualcuno rileva, dice, ma questa è la figlia di Sorrina, la figlia di Sorrina, eletta, e qui c'è dietro la mafia. E lo scatenarsi, e una magistrata, che guarda caso ha avuto una parte considerevole nelle vicende di Berlusconi, che scrisse cose di fuoco, come queste qui, c'è bisogno di una nuova ondata di chiarificazione che contro la bambina eletta, a non avere il pudore, sentire di dover rispettare quella bambina, perché era la figlia, non perché era la figlia, perché era una bambina, perché era un'alunna. Oggi giustamente si dice che bisogna rispettare tante persone, tante situazioni che erano oggetto di vilipendio nel passato, e questa certamente. Io devo dire una cosa, mi è venuta e mi venne in mente quando ebbi notizia di questa storia, di questo accanimento brutto contro questa ragazzina, la figlia di Sorrina, che può darsi che oggi sia un efficiente personaggio della mafia, non lo so, non ho nessun elemento per dire o per escludere, che sia così o per escludere. Era una bambina. E a scuola fu cacciata dal posto a cui l'avevano eletta le sue compagnucce di scuola, perché era la figlia di Sorrina. E direi che in questa persecuzione antimafiosa è venuto fuori il fatto che razzista. La famiglia, quella di famiglia mafiosa, quello ha un parente che è eccetera eccetera. È vero, non è. Nessuno nega che le parentele possono essere anche legami e comportare legami pericolosi, estremamente pericolosi.
insomma, dobbiamo anche stare attenti a non creare e a non ridare valore. E io allora, quando sentì quel fatto, pensai a una cosa. Mio padre, in un paese piccolo, eccetera, era un antifascista, finì avanti alla commissione del confino, per poco la nostra famiglia non fu rovinata da un provvedimento di polizia. Mio padre seppe difendersi, forse trovò pure chi gli diede generosamente una mano, ma io non ho avuto mai un maestro che mi abbia fatto pesare il fatto di essere figlio di un antifascista. Devo dire, darne atto, erano maestri ridicoli, andavano con gli stivali, il pugnale, vestiti buffi, ho delle fotografie, ne ho scritto, sul mio paese d'origine, ma questi non hanno mai, non sono mai arrivati a questi dati di bassezza. E riflettiamo su queste cose.